Dal giorno in cui la pandemia del Covid-19 ha imposto nel nostro paese, come nel resto del mondo, le misure di contenimento alla libertà personale, sulla bocca degli italiani si è affacciato un vocabolo sino ad allora sconosciuto a molti: DPCM. L'aver scoperto l'esistenza di un ennesimo strumento giuridico per imporre regole e costrizioni non è andato giù al nostro popolo che, come ci insegnano gli antropologi, da sempre ha una forte vocazione anarchica e un'innata riluttanza alle regole. Come ormai tutti sanno, DPCM è l'acronimo di Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed è una cosa ben diversa da una legge, anche se con questa ha più di un punto in comune. In realtà, per comprendere cos'è e come funziona, ma soprattutto quali limiti possiede un DPCM, bisognerebbe frequentare un corso di giurisprudenza o quantomeno leggere un manuale di diritto costituzionale, non limitarsi a qualche sporadica lettura sul web, magari proveniente da gente ancor più ignorante di quella che legge. Nonostante la delicatezza del problema, amplificata proprio dall'emergenza coronavirus, in questo video cercherò di spiegare che valore hanno i DPCM in modo da fugare quantomeno i più ricorrenti luoghi comuni, quelli dettati dall'ignoranza di chi, pur non essendo del mestiere, pretende di spiegare agli altri ciò che lui stesso non sa. I DPCM sono atti con cui vengono emanate norme giuridiche vincolanti per la collettività. Alla classica domanda, quindi, se un DPCM è obbligatorio, bisogna rispondere affermativamente. Anche i DPCM devono essere rispettati da tutti i cittadini. La profonda differenza tra i DPCM e la legge sta nel fatto che i primi sono atti amministrativi e non legislativi. L'autorità che li emana, cioè, è un organo della pubblica amministrazione, ossia il Presidente del Consiglio e non invece il Parlamento. Ma questo non toglie che il DPCM sia vincolante, e ciò proprio perché la nostra Costituzione riconosce al Presidente del Consiglio un limitato potere di emanare norme, così come lo riconosce ad ogni singolo ministro con i cosiddetti decreti ministeriali. Ogni giorno tutti noi, nel rispettare le regole di comportamento e nel rivendicare i nostri diritti, non facciamo altro che applicare leggi, decreti legge, decreti legislativi e numerosissimi decreti ministeriali che attuano i primi. Si pensi che lo stesso regolamento di attuazione del codice della strada è di provenienza amministrativa, e così anche le regole sui rumori, diverse norme sul funzionamento delle assicurazioni, delle banche, sul lavoro e sulla previdenza, e così via. Quando ci affacciamo in un'aula del tribunale per chiedere il rispetto dei nostri diritti, non sempre tutto ciò che rivendichiamo proviene da una legge, ma in buona parte anche dai decreti ministeriali. Ed è chiaro che se riconosciamo valore agli atti amministrativi nel momento in cui pretendiamo tutela da un giudice, dobbiamo essere anche pronti a rispettarli nel momento in cui ci impongono dei doveri. Del resto è noto che laddove c'è un diritto in capo a un cittadino, esiste un dovere in capo ad un altro, un po' come le salite e le discese. Per ognuna delle due c'è anche l'altra. Quindi i DPCM sono vincolanti e obbligatori. Questo è un punto fermo da cui dobbiamo partire se non vogliamo cadere nell'errore di dire fesserie, come oggi in giro se ne sentono molte. Del resto, il fatto che i diritti e i doveri non provengano solo dalle leggi e dai decreti del governo lo intuiamo se ci guardiamo intorno e consideriamo magari altre fonti del diritto, come leggi regionali e regolamenti comunali. Gran parte dei regolamenti in materia di imposte sulla casa provengono dai nostri comuni e nessuno mette in discussione la loro autorità. Si pensi ad esempio ai regolamenti sulla TARI e sull'IMU, tasse che comunemente paghiamo, o meglio dovremmo pagare. Chiaro comunque che un DPCM non è una legge. Se così non fosse, se non ci fosse alcuna differenza, avremmo che il nostro Presidente del Consiglio vanterebbe gli stessi poteri del Parlamento, e sappiamo che ciò non è vero. Ma la differenza tra DPCM e legge non riguarda il cittadino, il quale è tenuto a rispettare l'uno allo stesso modo dell'altro. Non perché una regola imposta da un DPCM è meno obbligatoria di una dettata da una legge. L'uomo comune è soggetto con la stessa categoricità ad adempiere tanto le norme di carattere amministrativo quanto quelle di natura legislativa. La differenza è invece per chi emana tali norme, perché nel farlo deve rispettare una cornice di rango superiore. Il Parlamento deve rispettare la Costituzione, il Presidente del Consiglio, così come i ministri, devono sì rispettare la Costituzione, ma anche la legge. Cerchiamo di capirci meglio. Le norme del diritto in Italia sono strutturate come una sorta di piramide. La piramide
piramide delle cosiddette fonti del diritto, dove al vertice c'è la Costituzione e via via che si scende troviamo fonti di carattere subordinato, tenute a rispettare i principi delle fonti che stanno sopra. Questa gerarchia è determinata sulla base del soggetto che emana la norma giuridica. Nel considerare i diversi soggetti autorizzati dalla Costituzione ad emanare norme giuridiche, avremo sicuramente notato che alcuni sono particolarmente importanti, pensiamo al Parlamento che rappresenta l'intera comunità nazionale, altri lo sono un po' meno, pensiamo agli organi comunali che rappresentano solo la comunità locale composta talvolta da poche migliaia di persone. Nel nostro ordinamento le norme giuridiche sono gerarchicamente ordinate, esse hanno un valore diverso in funzione della fonte da cui provengono. Sul piano pratico il diverso valore non implica però che alcune siano vincolanti e altre no, ma che nessuna norma proveniente da una fonte di grado inferiore può porsi in contrasto con una norma proveniente da una fonte di grado superiore. È un po' come dire, rapportandosi alla gerarchia militare, che un ordine del caporale non potrà mai porsi validamente in contrasto con un ordine del generale. Attenzione a questo passaggio, non spetta al cittadino stabilire se una norma secondaria è in contrasto con una norma di rango primario o con la Costituzione. Finché la norma esiste, il cittadino deve rispettarla. Se una legge viola la Costituzione, il cittadino deve obbedirla fino a quando non interviene la Corte Costituzionale a cancellarla per sempre. Prima di quel momento, la legge è vincolante. Così, se una norma di rango amministrativo viola la legge, il cittadino la deve rispettare a meno che non ricorre dal giudice e ne chiede la disapplicazione. Insomma, l'Italia non è un'anarchia dove ciascuno è giudice e decide cosa rispettare e cosa no. Vediamo allora come funziona la gerarchia delle fonti. Al primo posto nella scala della gerarchia delle fonti del diritto troviamo la Costituzione. Trovandosi al primo posto, le sue norme prevalgono sempre, in caso di contrasto, su qualsiasi altra norma. Come anticipato poc'anzi, però, solo la Corte Costituzionale, non il cittadino, è autorizzata a rilevare il contrasto. Al secondo posto si collocano, tra di loro a pari merito, direbbe un giudice sportivo, le cosiddette fonti primarie del diritto, che sono costituite a loro volta da leggi ordinarie, quelle cioè approvate dal Parlamento, decreti legge, decreti legislativi adottati dal governo. Sempre tra le fonti ordinarie ci sono le fonti regionali e provinciali, che comprendono le leggi regionali, valide solo nel territorio della regione, le leggi delle province autonome di Trento e Bolzano, ugualmente valide solo nei rispettivi territori. Infine ci sono le fonti comunitarie, che comprendono i trattati, i regolamenti e le direttive dell'Unione Europea. Al terzo posto troviamo infine i regolamenti che possono essere adottati dal governo e dai singoli ministri, e quindi si tratta di DPCM e decreti ministeriali, nonché da organi regionali, provinciali e comunali o da altri organi della pubblica amministrazione. I regolamenti sono considerati una fonte secondaria del diritto e non possono modificare le norme contenute nelle fonti primarie. Ai regolamenti è delegata la funzione di dettagliare le norme del Parlamento e del Governo, ossia di disciplinare gli aspetti più tecnici che l'organo legislativo non conosce. Così spesso il Parlamento, nell'adottare una legge, delega il ministro competente ad emanare decreti ministeriali per specificare meglio il funzionamento della normativa. Ciò non deve indurci a credere che i regolamenti ministeriali e i DPCM contengano norme di poco conto o di interesse limitato. Per esempio, sono regolamenti comunali quelli che stabiliscono se e quando si può circolare in auto nel centro cittadino, dove si può parcheggiare liberamente o a pagamento, su quali terreni si può edificare, quali orari devono rispettare i negozi e così via. In ultimo sono fonti del diritto le consuetudini, si tratta cioè di norme non scritte né poste da alcuna autorità, che sono però nate dalla ripetizione costante e generale di atti compiuti dalla collettività nella convinzione di adempiere a un dovere giuridico. Bene. Come visto, il DPCM è solo una delle tante fonti del diritto, non la più importante, che è la Costituzione, non la seconda in ordine di importanza, che è la legge e i decreti del governo, ma la terza. L'ordine di importanza non rende però meno vincolante il DPCM per il cittadino, ma obbliga l'organo che lo emana a rispettare le fonti superiori. La discussione sull'opportunità della scelta del governo di adottare i DPCM per contenere il virus Covid-19 non deve portarci però sulla strada sbagliata di ritenere in generale che i DPCM, così come i decreti ministeriali, i DM, non siano vincolanti. In ogni caso, anche se così fosse, sarebbe compito solo del giudice disapplicarli. Con riferimento ai DPCM adottati dal Presidente del Consiglio Conte durante la pandemia del coronavirus, alcuni illustri costituzionalisti hanno espresso riserve e contrarietà ai ripetuti decreti, da Carlo Nordio a Sabino Cassese.
Non è pensabile, si dice, che un decreto, quindi non una legge, possa limitare diritti come la circolazione, il soggiorno, la riunione, sanciti in precisi articoli della Costituzione. Il DPCM potrebbe invece imporre le mascherine, perché l'indossare la protezione non va a limitare ad alcun diritto costituzionale. La Costituzione prevede limiti sia per tutelare la salute, diritto fondamentale dell'individuo, sia per la libera circolazione, purché però lo stabilisca una legge. Occorre cioè che il Parlamento deliberi in merito. Il governo può sì intervenire, anzi, nell'emergenza sanitaria, può usare lo strumento del decreto legge rispettandone i requisiti costituzionali. La legge c'è stata a ben vedere ed è il decreto Cura Italia. Inoltre non è detto che un DPCM non possa, in quanto norma speciale richiamata da una legge, derogare altre leggi, come ad esempio quella che vieta di girare con il capo coperto. Questa è una panzana, innanzitutto perché la mascherina non significa avere tutto il capo coperto, ma solo bocca e naso, mentre capelli, fronte e occhi sono riconoscibilissimi. In secondo luogo, perché anche l'obbligo della mascherina deriva da un'esigenza di tutela pubblica. Ricorderete che il giudice di pace di Frosinone ha sposato la tesi dell'illegittimità dei DPCM cancellando una sanzione inflitta a un uomo uscito di casa durante il lockdown. È ancora troppo presto per stabilire quale sarà l'andamento della giurisprudenza, ma chiaramente i giudici si esprimeranno solo se ci saranno i ricorsi e le loro sentenze avranno valore solo per il caso concreto e non per tutti i cittadini. E sapete perché? Perché questa è la legge. Questa è la legge. Questa è la legge. Ciao amici, se vi interessa sapere cosa dice la legge, cosa si può fare e cosa non si può fare in un linguaggio semplice e accessibile a tutti, iscrivetevi al mio canale.